Ehi, vai piano, ma che sei tutto intravanato? Intravanato, che è successo? Che è successo? Tua figlia? Mia figlia, che ha fatto? Non ti ha fatto vedere il bigliettino, no? Il bigliettino? Che ha fatto? Un lavoretto a scuola, è grande ormai, non... Che cos'è? No. E stai calmo, stai calmo. Ma non l'ho mai visto così pasquale. Ha ricevuto il bigliettino, Ha ricevuto il bigliettino? Cuoricini. Cuoricini. Ti amo. Ti amo. Amore mio. Sul bigliettino. Ah, che bello pasquale. Mamma, come la invidio. Ti dico la verità, come la invidio. Una cosa che ricorderà per sempre. E chi è? Ma chi è che cosa? Che nostra figlia ha 9 anni. Ha 9 anni. Ecco, il bigliettino lo sai che c'era? No, dico tu, Carmela, lo sai che c'era? Che c'era? Un cioccolatino? C'è un cioccolatino. Un fiorellino? Un fiorellino. Ci sta. Ma chi è? Chi è? Per me, chi può essere? Chi è? Ho capito. Non me lo dire. L'hai incontrato in palestra. No. In palestra, no. Perché lei è brava. Che... No. Ho capito. Al parco. Sicuramente al parco. Quelli... Sì, bambino, ormai si intravendenti. Si intravendenti assai. Quello proprio l'altro giorno. Non te l'ho detto. Però... No. Ho capito. Alla festa di carnevale che già hanno fatto a fine gennaio. Quelle alla festa di carnevale si sono. No. Già si fatti chi fanno a fine gennaio i festi di carnevale. Ma fa ancora più. Però no. A scuola non può essere, perché in classe sua lo so già, quello ne parliamo sempre, che non ci piace nessuno. Forse la sezione quella di fronte, Non è a scuola. Ho capito. È il bambino di fronte alla signora Donato. No. E dov'è? Che incontri può fare mai? Tua figlia dove va il mercoledì? Dove va? A scuola. Sì, a scuola la mattina. Dico, la sera dove va tua figlia? A casa. A casa? No, la sera alle 5:30, alle 6. E quello è pomeriggio, ma scuola. Il pomeriggio, dove va tua figlia? Dove va il pomeriggio? Dove va? Me lo devi dire, dove va? E dove va? Povera bambina, va al catechismo. Al catechismo. Catechismo. Va. È del catechismo? È del catechismo. Per me. Mamma mia, bravo bambino, va al catechismo, sicuramente uomo timorato, bambino, cioè, timorato dovresti, di Dio. Dovresti fare la pazza, Carmelo. Come fare la pazza? Come se per me, ma come, noi non abbiamo nostra figlia, dinanzi al Signore, in mezzo a tutta gente di religione, tutta gente per bene, che fa? Fanno i zuzzumaria. Ma che zuzzumaria? Ma zuzzumaria, Carmelo, che sei una schifezza. Ma come, vicino a mia figlia, 9 anni, ci porta l'anello, un bigliettino. Non mi toccare! Ci ha portato l'anello. Te l'ho detto prima. Dove lo voglio vedere? Dove sta? Lo tiene lei. Ho detto dammelo, lo faccio vedere a mamma. Io volevo buttarlo. Non ti permettere. I genitori, Carmelo. Io non dico figli. I bambini dicono, vabbè, quello c'ha 9 anni, ha fatto sta pazzi. Ma i genitori? Ma come, tu accompagni tuo figlio a comprare l'anello a mia figlia? Ma chi te sa? Ma vuoi parlare col padre? Vuoi parlare con me? I genitori? Lui, il padre del novenne. Vedi come suona male, novenne. Il padre. Vuoi parlare con me? Tu padre suo, vuoi parlare con me? Sì. Padre mio, padre di mia figlia. Non mi ha parlato con te, la madre? Non lo sapevo. Perché è giusto che sia? Ma è gente maleducata. Ma hanno 9 anni, ma è normale che sia. Allora, se hai 9 anni te lo vai a comprare da solo l'anello, non è che te lo fai comprare da tuo padre, perché se metti in mezzo a tuo padre, lo metti pure in mezzo al padre di lei, invece no, sono tuo padre. Perché? Perché non l'ha comprato lui? Perché non l'ha comprato lui? Perché che fa il bambino secondo te? Che fa? Come lavoro? Che fa? Come lavoro? A 9 anni? Che fa? Non ce li hai i soldi per comprare l'anello a mia figlia. Ma dove è presente? Ma sei fuori di te. Sono fuori di me, una creatura così innocente. Fidanzato col padre fino a 38 anni. Ah, con te poi. Ma all'improvviso è presente chi? Facciamo Robertina. Luigino si chiama. Come al nostro figlio. Come il nostro figlio si chiama Luigi. Ah, Luigi. Tu lo chiami Luigino. Certo, perché è piccolino. Invece si chiama proprio Luigino all'anagrafe. Ah, l'anagrafe. Sti cretini ricci, do Luigino. Mettiamo i punti in chiaro. Allora, io non voglio fare brutte figure già con i consulti. Non ti ha presentato. Forse richiamo Luigi XIV, la Francia, è un nobile sto bambino.
C'è che questa cultura, però mi hai un attimo. No, non è nobile! Di Oscar. Non è nobile, Carmen, non è nobile, se no ce lo comprava lui l'anello, è un nulla facente. Ma non è chi ne là che a scuola, sai che fanno? Vanno in bagno, parlano col bidello. Ma che le sai? Tu parli per me, da 9 anni. Gente, che brutta Pasquale, gente. Ma io ti faccio presente che una chiesa rovinata per mezzo di questi sono i bambini che rovinano la chiesa. La principessa d'Inghilterra pur l'anello ci ha dato a Regina, che sarebbe la suocera, gli ha accattato Carlo. Regina, principessa, Carlo, William, Luigine, sa ma presente. Tu dovresti essere morte, fammi la... il suo padre Pasquale, vicino a mia figlia. Ma dove ma quelli abitano da queste parti, la settimana prossima vado pure io a catechismo. Vediamo l'anello, vediamo. E chi va a fare catechismo? Ti ha preso là come un busto? Chi è il padre di Luigine? Sono io. Sotto sito. Ma che succede? Ma già sapevi chi sarò abito. Ma sa come si Pasquale, tu non vedi c'è una parte, anzi mo chiunque proprio. E sai perché? Perché Luigino ci ha fatto l'anello al nostro figlio, un bigliettino. E tu a me che mi fai? Ma che mi fai tu a me? Niente. E tu? Ma perché ci ha fatto? Che c'entra? Cioè siamo sposati. Valentino. Ma perché svi? Che c'è? C'è una tragedia immane che sta accadendo davanti ai nostri occhi e tu pensi un regalo di San Valentino? Ma tu dovresti essere felice che non ma San Valentino come al solito ti regala sempre la stessa cosa, Carmè. 35, 36 baci per Ruggine, ti immagini tutto quanto stiamo a posto. Pasquale, ma quando hanno non mi regali più 35, 36 baci per Ruggine, ma no, magari! Hai capito quante cose? Quando sono arrivati? Ma quando sono arrivati? Costano un bacio per Ruggine, 2 euro. Veramente? Ah! E chi mi ha dato? Belen? No, allora questo è proprio un investimento. No, dico Belen, il bacio per Ruggine, 2 euro. Fa scendere un attimo, voglio andare a parlare. No, è chiuso. E vabbè, sai come si apre, no, Pasquale? Permesso un attimo. Povera me.